appassionati di auto sportive, bentornati con lo Stego. Siamo sempre qui nel comune di Lamon, un paesino che si sta rivelando estremamente vivace sotto l'aspetto motoristico. Oggi sabato un meraviglioso raduno di auto sportive. Guardate il colpo d'occhio sulla piazza principale del paese. Tantissime le auto partecipanti, più di 120. Lì in pole position una nutrita schiera di celeste e blu Subaru. Ne vedo un po' di tutti i tipi, Peugeot, Fiat, Renault 5 Turbo, tante. Guardate sotto la Lancia Delta integrale. Ecco qua in questo piazzale della chiesa distinguo qualche bel mezzo storico, Nassim Carelli vedo. Davvero tante. Ed ecco qua uno sguardo sulla piazza. Guardate anche quante persone. Davvero bravi gli appassionati che hanno organizzato questo bel raduno. Ecco una Mini, una Ford Mustang. Guardate questa splendida 131 che sta arrivando. Da 112 Abarth bianca. Le ruote stupende, una macchina molto bella, 112 Abarth. Qui una Toyota Celica Turbo 4WD. Guardate qua questa Simca Rally, credo uno, non so distinguere esattamente le versioni. Davvero bellissima, anche il colore molto bello. Ecco il proprietario che ci fa vedere il motore. Niente di eccezionale, comunque carburatori a doppio corpo e collettore, dai. Potenza mi sembra che di serie aveva 67 cavalli, sì, e questa magari 5 cavalli in più. Dai. 5 cavalli in più. Beh, comunque per la leggerezza che aveva andava molto. No, un giocattolino, Ecco, mi diceva Antonio che però bisognava stare molto attenti sul bagnato con queste macchine che avevano il motore e la trazione posteriore. In effetti c'era la tendenza ad appesantirle davanti. Qualcuno... Davanti un sacco di ghiaia, ecco, da 50 kg. Un sacco da 50 kg sull'anteriore. Mi sono girato due volte e non so neanche ancora giorno d'oggi che passo di là capire come mai l'ho fatto. Beh, complimenti Antonio, una macchina davvero meravigliosa. No, è carina, dai. Ecco gli interni della Simca. Adesso diamo un'occhiata alla strumentazione. Guardate che strumentazione meravigliosa, un po' piccola diciamo per dimensioni, ma in auge con l'epoca, però con una grafia meravigliosa, il contagiri, il contachilometri, davvero bellissimo. Poi dietro quest'auto mi raccontava Antonio, il proprietario, che c'è veramente una storia. Praticamente questa è stata la sua prima auto che ha tenuto per 5-6 anni. Qui si vede la foto nel 1972 quando era, diciamo, ragazzino. Poi l'ha venduta e 5-6 anni fa è riuscito a recuperare la sua, proprio la sua. Questa è la sua di allora. Meravigliosa. Proseguiamo con una carrellata di Fiat 600. 5 GT Turbo. Vedete la presenza massiccia di quante macchine. Ecco una bella tema Ferrari, una 832, cofano aperto, adesso andiamo a vedere. Una Renault 5 Turbo affiancata a una 1 Turbo, ecco qui una generazione degli anni 80, le auto che hanno fatto
sognare quelli della mia epoca, diciamo. Bello che siano parcheggiate lì assieme a testimoniare i ricordi. La prima roba che mi ha mandato le foto con il motore dell'auto 32. Sì, ma tu sei io. Sì, 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 sì. La nostra. Ecco le auto. Proseguiamo. Saxo, Peugeot, una bellissima Saab 900 turbo con l'interno in pelle color tabacco, interni stupendi, bellissimi, turbo 16 valvole, la Saab li sapeva fare, la BMW Z3, davvero superba nella linea, poi con quelle feritoie laterali, proprio simbolo di sportività. Guardate gli interni della BMW Z3. Siamo già su una strumentazione moderna, però molto bella. Bello il tunnel centrale, sempre di classe, chiaramente ci sono finiture BMW. Quindi da Fiat 600. Stefano, ti verde il motore? Ecco qua il motore bellissimo, guardate, proprio il proprietario ce l'ha aperto, guardate, bello. Guardate, pompa della benzina, spinterogeno, la vecchia dinamo. Diamo un'occhiata anche a questo cofano, guardate che bel motore. Con la Mustang, guardate che colpo d'occhio. Tante bellissime auto veramente. Guardate, bellissima Clio. Interni Recaro meravigliosi, sedili a petalo, gran bella macchina, meravigliosa, davvero super. Ecco qua una bella Abarth, ancora Renault Clio Sport, massiccia la presenza, manca una Williams, per intanto non ne ho viste. Guardate qui anche una Kia, una moderna, no, Hyundai, scusatemi, adesso andiamo a vedere, una Honda, ecco sta Hyundai i20.